I carabinieri della stazione di Flumeri hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne della provincia di Napoli, responsabile di furto aggravato. L'uomo, durante un normale servizio di controllo del territorio, è stato sorpreso da una pattuglia mentre stava rubando il carburante. Il 48enne è stato notato all'interno di un parcheggio per mezzi pesanti. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha abbandonato sul posto le taniche piene di gasolio e ha provato ad allontanarsi, ma è stato bloccato dagli uomini dell'arma. Le successive verifiche hanno permesso di rinvenire altre taniche piene di gasolio, già caricate sull'auto presa a noleggio. L'area furtiva, per un totale di circa 350 litri di gasolio, è stata sottoposta a sequestro, unitamente alla macchina utilizzata e vari attrezzi atti allo scasso. Condotto in caserma, il 48enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposto ai domiciliari. I controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per la lotta ai reati predatori continuano senza sosta, in linea con le direttive del prefetto Paolo Aspena. Sono infatti in corso nell'intera provincia servizi di controllo straordinario.